Siamo in diretta, ricordiamo che la partita è stata sospesa, adesso ci sarà una decisione. Da adesso le autorità, le società hanno chiamato Hamsik, che stasera è il capitano, e stanno parlando in questo momento con Hamsik perché lo stanno informando di quello che è successo prima della partita. Allora Marek Hamsik va sotto la curva nord, va il capitano del Napoli, come richiesto in un primo momento a parlare con i tifosi. Dovevamo commentare una partita di calcio, dovevamo commentare una finale di Coppa Italia, nonostante gli appelli di Papa Francesco, i segnali di amicizia tra i due allenatori e anche tra i due presidenti, eccoci qui a commentare una notizia di cronaca con 3 feriti, uno gravissimo e un capitano che è rimasto a bordo campo per tanto tempo e adesso va a parlare con i tifosi che hanno ritirato le bandiere. Fondamentale, sentiamo, intanto vediamo. Allora i capi della tifoseria stanno chiedendo calma e silenzio a tutta la curva mentre volano petardi, con qualcuno lancia petardi comunque e rischiando anche di colpire i dirigenti del Napoli, che peraltro sono tutti, i petardi sono indirizzati nei confronti degli steward che adesso sono costretti a un fuggi fuggi, quello che doveva essere uno spot non soltanto per il nostro calcio ma per il nostro sport. Si sta trasformando veramente questa sera, gentili telespettatori, in una macchia di vergogna. Il tifoso del Napoli, a nome di tutta la tifoseria, ha detto giochiamo, si gioca.